La prima realizzazione specifica è quella riguardante la prima scoperta specifica è quella che ho fatto riguardante quella riguardante l'ordine. Allora, non so se lo sai, ma io sono un appassionato del fuoco, della concentrazione, dello stare nel here and now, nell'essere qui nel momento presente e di lavorare su un qualcosa che mi interessa, sia da solo sia in compagnia di altre persone. La concentrazione, il fuoco, il non distrarsi in mille cose è una cosa che mi appassiona, mi interessa. E quindi cosa ho scoperto? Ho scoperto che più casino ci sta intorno a me e più casino poi ci sta nelle mie idee, soprattutto diventa molto più facile che mi distraggo e la mia capacità di stare a fuoco per una serie di minuti su qualcosa di preciso diminuisce in maniera considerevole. La prima scoperta specifica che ho fatto riguardante l'avere ordine intorno a sé è quella relativa alla mia scrivania. Cioè, se sulla mia scrivania ci sono 200.000 oggetti diversi, questo non mi aiuta a stare a fuoco, sereno, non distratto, su ciò che mi interessa. Quindi ho scoperto che se mi fermo ed elimino dalla mia scrivania fisica tutte le cose che non servono, tutti quei fogli, quelle idee, quelle foto, quegli apparecchi tecnologici che non è necessario stiano nel mio campo visivo, io riesco a stare più tranquillo, più sereno e senza distrarmi per un tempo più lungo. La seconda cosa che ho visto fa la differenza è l'avere ordine nella scrivania digitale, cioè nello spazio che appare quando accendi il tuo computer. Forse è stata una coincidenza, ma nella maggior parte delle situazioni di quando apro il computer di qualcuno è di trovare un vero e proprio carnevale di Rio, un carosello di icone, file, applicazioni, documenti sparsi come se uno a casa disponesse nel soggiorno tutti i pedalini, le cravatte, i pantaloni, le mutande per terra, con la logica che ma almeno sono qua subito disponibili, li trovo immediatamente. Perché non che sia sbagliato, non che io non capisca le motivazioni, ma se già dal desktop comincio a mettere foto emotive della mia famiglia, dei miei figli, delle persone che amo, posti spettacolari e poi ci sono icone di documenti, di contratti, lavori in sospeso da completare che ho fatto in passato ma che però non ho avuto tempo per archiviare. Tutte queste piccole cose alla fine tengono impegnate la mia attenzione, ma non in maniera attiva per cui dico oh mi state distraendo, ma perché in maniera subliminale ognuna di queste cose è uno spunto per la mia mente per potersi distrarre, per prendere un break, per fare una pausa, che è quello che lei sogna di poter fare ad ogni istante. Quindi siccome io voglio invece disciplinarla a stare su un argomento e a lavorarci dentro, perché dargli tutte queste opportunità? Se io voglio che uno dimagrisce, no, non lo circondo di cioccolatini, caramelle, zuccherini e via dicendo, giusto? Perché non prendere in considerazione la possibilità di avere sul proprio computer un fondo, uno sfondo tranquillo, sereno, un bel colore a tinta unita, un turchese, un azzurro, un blu oltremare, ciò che a te piace. E poi solo le icone essenziali, quelle che veramente ti servono, tutto il resto, ma trovali 10 minuti per prenderlo, metterlo in una cartellina e archiviarlo una volta per tutte nel tuo hard disk. Quindi ordine sulla scrivania fisica e ordine sulla tua scrivania digitale. Più ordine metto intorno a me, eliminando quelle che sono possibili distrazioni, e più a lungo riesco a stare a fuoco su ciò che veramente mi interessa senza sentirmi sotto pressione o tirato da una parte all'altra perché fra 5 minuti devo fare qualcos'altro.
ordine dentro, ordine fuori. La prima scoperta specifica è quella che ho fatto riguardante la prima scoperta specifica è quella che ho fatto riguardante